Ciao, come sapete io il 14 di aprile sono andata all'inaugurazione del nuovo centro commerciale ad Arese che si chiama Il Centro. Avete forse visto già il blog e già avete visto i due video che ho fatto dove facevo vedere com'era un po' la situation dentro e fuori. È veramente bellissimo, vi posso garantire che è stupendo. E ovviamente ho fatto delle compere e adesso vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, da cosa inizio? Allora, inizio, facciamo questo. Allora, inizio da H&M, questo sacchetto. Non ho preso tantissimo, anche perché secondo me H&M è diventata un po' caruccia. Non è che mi attirasse più di tanto, anche le cose che avevano erano già viste, riviste, quindi ho preso solo due cosine. Ho preso questa maglietta bellissima per mio figlio Riccardo, maglietta maniche corte, così americana, e l'ho pagata 9,99. Dietro è così, faccio vedere, ecco. Ok. E poi ho preso questi pantaloni sempre per Riccardo, sempre per lui, così lunghi ovviamente. Sono sul grigio topo, ma una roba così. Ecco, e li ho pagati 14,99. E in tutto da H&M ho speso 24,98. Quindi per queste due cose qua, oddio, non è che ho speso pochissimo. Vabbè, allora via. H&M fatto. Poi vi faccio vedere. Faccio vedere da Piazza Italia. Piazza Italia, sacchetto, il loro sacchettuzzolo. Ok, da Piazza Italia ho speso 42,82 e ho preso. Allora, cioè, Piazza Italia c'era questa cosa qua che solo per quel giorno, per la grande apertura, c'era tutta la roba, tuttissimo la roba che c'era dentro nel negozio al 50% scontato, tutto. Allora, per prima cosa vi faccio vedere un paio di pantaloni che mi sono presa per me ed è l'unica cosa che mi sono comprata qui da Piazza Italia. E costavano 19,95 e li ho pagati la metà, quindi li ho pagati 9,98. E sono dei semplici pantaloni da tutti i giorni, tranquilli e via. Poi ho preso pantaloni per Alice, la mia bimba, questi che sono quelli ancora con il gancino qua per i bambini e la. Com'è che si chiama la boh, non mi viene in mente, quando mi viene ve lo dico. E praticamente sono dei jeans tranquilli, costavano vediamo cosa costavano 16,95 e li ho pagati 8,48. Va bene. Poi altra cosa, magliettina blu tranquilla, maniche corte, che adesso forse inizierà a venire la bella stagione, e le magliettine ovviamente per la scuola non sono mai abbastanza. Questa è costava 3,95 e l'ho pagata 1,98. Potete capire che insomma questo è buono. Poi ho preso questi leggings fuso o come volete chiamarli, blu a pois bianchi, visto che quest'anno si usa il pois. Costavano 6,95 e li ho pagati, boh, leggings 3,48. 3,48, va bene, via. Poi altri leggings, però questi sono quelli corti a pescatore che arrivano appena sotto il ginocchio e hanno questo fiocchettino ai lati delle due gambe, insomma. Ecco, sempre blu, tranquilli, lisci, normali. Questi costavano 4,95 e li ho pagati 2,48. Via. Poi, camicia, una camicia tranquilla, carina, a me è piaciuta molto perché mi piacciono queste pieghettine che hanno
davanti, sul davanti col collettino normale con i bottoncini, maniche corte, rosa, carina. E il fatto che sia più corto davanti e un po' più lunghetta dietro, ma che non sia tutta pari uguale, tanto ti si vede, marito. Puoi venire anche dentro. 9,95 costava e l'ho pagata. Camicia, 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 4,98. Sì, via. Poi Tiziana e Giorgia, gliel'ho trovata la maglietta. Vi ricordate che voleva la maglietta di Minnie? Eccola qua. Qui, maglietta di Minnie con maniche corte bianca, tranquilla, carina, da dietro normalissima, bianca. E Pici, basta! E ciao. 7,95 costava. Dai! Vabbè. Costava 7,95 e l'ho pagata 3,98. Via. Poi questi fighissimi pantaloncini corti da ragazza fashion, corti piccolini, sempre col solito fatto della culisma, com'è che si chiama, non lo so. E costavano 9,95 e li ho pagati 4,98. Via. Poi, ultima cosa da Piazza Italia, magliettina a righe, sempre rosa, tranquilla con queste manichine corte corte. 4,95 il costo, mentre l'ho pagata 2,48. 2,48 anche questa. Carina, via. Allora, da Piazza Italia finito. E da Piazza Italia vi ricordo che ho fatto 25 minuti di coda. Ok, mio marito mi ha detto: "Te sei pazza, io avrei lasciato lì tutto." Io no. Assolutamente. Poi vediamo un po'. Allora, che mi ha fatto Piazza Italia? Ha fatto Primark. Ta-da! Eccolo qua. Io principalmente sono andata proprio per questi. Per Primark, non conoscevo assolutamente l'azienda, la marca, le cose, anzi pensavo che addirittura vendessero. Ah no, momento, ho sbagliato, mi sono dimenticata. Da Piazza Italia mi hanno regalato questo bellissimo, questa bellissima pochette nera, così. Carina, abbastanza grande direi, nera dietro e queste, tutte queste cose qui, queste scritte davanti, carina, mi piace. Poi la pochette per noi non sono mai abbastanza. Ok, allora stavo dicendo che Primark io pensavo fosse un'azienda che vendesse prodotti di bellezza, di make-up, figurati quanto sono ignorante. Infatti sono entrata e ho visto tutto un mondo di vestiti, donna, uomo e bambino ed è bellissimo, è fatto su due piani, è grandissimo, mi è quasi venuto il mal di testa da talmente era grande, enorme, gigante, roba a destra, a sinistra, tantissima roba, stand e piene di ogni qualsiasi, di ogni la qualsiasi cosa. Va bene, vi faccio vedere qua, è dove ho speso di più, ma neanche tanto, ho preso più cose e ho speso 88 euro, preciso. Che bravo. Allora, partiamo con questo che è il mio completino con le mutande a filo interdentale, come dico io, e io porto queste perché le altre mi danno fastidio. E questo l'ho pagato 6 euro. Sì, 6, il completino così 6 euro. Sì, infatti c'è scritto anche qua il cosino qua, 6 euro. Ok, via. Poi ne ho preso un altro completino bianco con il pizzo in sangallo, che a me piace molto, sempre con il fatto della mutanda dietro così, ho fatto questo. E questo invece l'ho pagato 8 euro, c'è scritto qui il cosino. Via. Poi, allora, ho trovato per me, mi sono presa magliette, maniche corte così, così car grigia, carina. Ho avuto un po' di difficoltà a capire le taglie, nel senso che boh, questa per loro Europa EUR 42, ma io non porto una 42 perché ho una M sopra e una 44 sotto. Però
Però ci sono talmente tante addette alle vendite commesse che gentili ti seguono e comunque ti aiutano a scegliere e a trovare la taglia giusta. Mi è piaciuto anche per quello, perché sono molto disponibili, non sono di quelle che appena ti fermi a guardare una roba arrivano lì come gufi. Scusa, posso aiutarti? No, voglio guardare da sola, non mi rompere le balle, ecco. E invece no, molto gentilmente. Non venivano lì assolutamente a rompere le balle, anzi, eri tu che chiedevi a loro informazioni e loro molto gentilmente mi hanno aiutato. Una. E questa l'ho pagata. Allora, la, boh, non lo so, perché costavano 1,50. 1,50. Questa maglietta è 1,50, uguale anche questa. Maglietta per me, bianca, tranquilla, con la scritta. Ovviamente queste sono cose che poi vengono via, non fanno parte della maglietta, ma sono adesivi che hanno attaccati loro. La maglietta in verità di per sé è così. Così, manica corta, normalissima, tranquilla. Dietro bianca, anche questa pagata 1,50, sempre la 42. Boh, ma detto che andava bene per me, ok. Poi, altra maglietta per me. Grigia con queste bellissime scritte così che sembrano quasi olografiche, però no, allora, togliamo anche questo che dà fastidio. Ok, sempre un R50, sempre la 42 manica corta. Poi un'altra maglia grigia, grigio chiaro con queste scritte. Via questa roba. Via. Ecco qua, così. Ecco qua, manica corta e dietro normale. Tranquilla, sempre 1,50 euro. Poi ho trovato un completino che si poteva anche prendere spaiato, cioè il reggiseno così, che l'ho pagato 3,50 euro. C'è scritto qua il prezzo, 3,50 euro. Mentre la mutanda, adesso non so se si chiama brasiliana o come, non so come si chiamano queste culotte, mutanda, boh. Non lo so, e l'ho pagata 2 euro. Ecco qui il prezzo. Carina, uguale ad abbinare a reggiseno. Carino.